dalla Svizzera per spionaggio economico. E quello è un reato che per loro rappresenta che ho portato attento agli interessi fondamentali della nazione svizzera. Al stesso tempo che evidentemente è stato positivo per tutti gli altri o quasi tutti gli altri paesi. Tutte le volte che voglio andare in un nuovo paese, per esempio la Grecia, se domani voglio andare in Grecia, devo chiedere l'autorizzazione. Quello che è bello è che un governo o un dipartimento di giustizia che mi rifiuti quello, significa bene che protegge un segreto bancario, che protegge tutto un insieme di atteggiamenti che evidentemente non sono per l'interesse dei cittadini. Dunque, piuttosto bello, tutte le volte che mi devo spostare è l'occasione di sapere che succede nel paese dove devo andare. Ho già fatto diversi viaggi, però tante volte lo faccio in modo più discreto, non lo faccio in modo ufficiale, così non c'è bisogno neanche di chiedere quello, e offre la possibilità agli ospiti di continuare a parlare tranquillamente con gli svizzeri, anche chiedere aiuto, tutto quello, e al stesso tempo lavoriamo anche noi. È sempre una bella cosa, perché è sempre l'occasione di raggiungere più cittadini, sempre più gente che conosce, che capisce quei sistemi, che sono proprio basiche, che sono proprio da tutti quelli che vogliono e che hanno qualcosa da nascondere. Non è che sia qualcosa di nuovo, era sempre così da già tanti decine di anni. È solo che lo sappiamo oggi e che oggi se ne parla. Che una panamesa esiste in Panama non è proprio una novità. Quello che è nuovo è che abbiamo accesso a tutte queste informazioni oggi e che grazie a quello possiamo dare diversi esempi, mostrare da quello capo di governo, tanti esempi che conosciamo oggi che permettono di mettere una faccia su questi montaggi finanziari, che senza quello è più difficile. Per esempio, parlavo della frode alla IVA, però delle grandi imprese, che è proprio spettacolare tutto quello che perdiamo tutti gli anni, no? E nessuno ne parla, perché non possiamo mettere una faccia su questi reati, perché sono più di tutto mafiosi, che non sono conosciuti come capi di governo. Dunque, è un insieme mediatico, però interessante e importante. Si può essere il cammino perché di questi soggetti andiamo fine a soggetti più profondi, più gravi per noi tutti, come la frode, gli reati alla IVA, il carusel, anche meglio. Io ho iniziato quello fa 10 anni già. E che succede? Continua sempre. Per esempio, ho ricevuto meno di una settimana fa una richiesta di un nuovo paese che vuole cambiare, conoscere, capire un po' di più i meccanismi, vedere un po' quali sono le soluzioni. Quello di che parliamo insieme con gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle, grazie a quelli sono qua. E lavoriamo anche con quelli spagnoli, con altri, però si spiega perché avevano già un trattato di collaborazione gli americani con Panama, certamente. Però dopo, evidentemente, a livello dell'effetto, del risultato di quelli, in più che di dare l'occasione di conoscere meglio il soggetto, il tema, evidentemente aiuta a che gli posti più sicuri, dove i clienti avranno più fiducia a andare, saranno negli Stati Uniti, come il Delaware. È un effetto meccanico. Diciamo che possiamo sperare, forse, che
grazie a quelli Panama Papers, sempre di più, però già fa già qualche anni che è così, i clienti andranno negli stessi posti per nasconderci. Anche Miami, giusto? Anche Miami, anche altre, così, ce ne sono un po' di più. però guarda che il pericolo adesso è a livello dell'intelligenza economica, perché facendo quello suggerisce che tutta l'informazione sensibile va a passare per questi posti, perché evidentemente tutte le imprese, grandi imprese, utilizzano questi servizi di intermediazione e come si vanno a centralizzare gli stessi problemi che abbiamo già rilevato sugli sistemi di pagamento come PayPal, come Amazon. E dunque, tutte le volte che c'è una centralizzazione e che questa centralizzazione non è da noi, abbiamo un problema. Dunque, stavolta anche ci sarà un problema. Diciamo, c'è un bene e c'è una difficoltà che dobbiamo gestire. Medio Oriente, Middle East, certamente avremo un giorno, un altro, lo stesso che succederà. Manca questo, no? Manca questa parte. Può essere Dubai. Dubai potrebbe essere molto bello avere una un'informazione di questo posto, per esempio. Però ci sono Abu Dhabi, ci sono tanti altri che sono interessanti per noi. Penso che sì, sarà qualcosa del genere. Speriamo solo che non ne hanno troppo bisogno gli servizi che riutilizzano oggi, così sarà più facile per avere quell'informazione. Ce n'è che sono più furbi degli altri, ce n'è che se nascondono meglio che gli altri, però vediamo che è così semplice, così abituale e infatti non c'è sempre bisogno solo di quello, proprio davvero è solo culturale. Il problema è più fondamentale, il problema si gestisce o no a casa sua. Come lo possiamo vedere per la Russia, se hanno volontà di gestire la corruzione, lo faranno a casa loro. Però fanno un po' quello che vogliono dopo fuori. È l'Italia lo stesso. Ci vogliamo e le iniziative che abbiamo preso di parlare e fare e scegliere una strategia piuttosto bottom up, cominciando con le amministrazioni pubbliche, dove non c'è rischio di intelligenza economica come con le grandi imprese. Dunque, cominciando queste iniziative di lavoro locali, se domani smettiamo o abbiamo più conoscenza di quello che succede con un Amazon che vende piuttosto più facilmente merce che viene da fuori dell'Italia, quando avremo più controllo su quelle faccende di tutti i giorni, avremo più controllo e più protezione della nostra economia locale. In Lussemburgo anche, certo. Lussemburgo è proprio, diciamo che è proprio il senso dell'umore, non è solo italiano il senso dell'umore, è anche lussemburghese, perché è anche europeo. Quando vediamo che abbiamo il capo dei pirati che gestisce l'Europa, sì, certo, è una bella cosa. Perché Juncker è presidente della Commissione. Certo, Juncker, diciamo che manca solo che sia un poco alcolico, che tiene relazione con, ho avuto affari con mafia russa e abbiamo tutto.